Fascisti! Sì, voi siete i responsabili! Voi della situazione attuale! Fascisti! Allora, buonasera, bentrovati a tutti gli ascoltatori della Finanza sul Web. Vi ringraziamo di partecipare a queste nostre interviste. Abbiamo buonasera ad Andrea Cionci, come di consueto con noi. Buonasera Andrea. Buonasera Francesco, un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, un caro saluto. Grazie. A te e ringraziamo anche Arnaldo Vitangeli che è collegato con noi. Sono io che ringrazio voi, un saluto a tutti gli ascoltatori, un saluto a Francesco e un saluto ad Andrea. Bene, Arnaldo ci aiuterà con le sue intuizioni argute, le sue domande piccanti. Iniziamo a parlare di questo articolo che Andrea hai pubblicato il 5 agosto, che è intitolato Sacrificio umano alla Pacciamama da Maria all'Antimadonna di Bergoglio. Sei tornato un po' a spiegare la questione del sacrificio umano alla Pacciamama, avevi già parlato nel gennaio 2021 in un altro articolo, ma all'epoca ancora era un'ipotesi, seppur fondata, non certa. Cosa è successo? Quali sono le novità? Sì, grazie Francesco, complimenti, hai una memoria di ferro. Io non mi ricordavo precisamente la data del primo articolo, di quando intervistai un famoso antropologo nostrano e uno storico colombiano su questa faccenda della Pacciamama. E come voi sapete, la Pacciamama è la dea della terra andina, che appunto sulle Ande viene ancora oggi venerata, ma era un'antica divinità incaica precolombiana. E, come voi sapete, queste popolazioni precolombiane erano solite fare sacrifici umani agli dei e appunto anche sulla Pacciamama si vociferava che in passato venissero sacrificate delle persone, di solito erano giovani, bambini, ragazze, il meglio diciamo della gioventù che poteva esprimere il popolo, che con questo sacrificio umano voleva ingraziarsi gli dei. Nel caso particolare della Madre Terra, i sacrifici animali si fanno ancora oggi, vengono sacrificati dei cuccioli di lama, come sapete animale tipico di quelle zone, perché si ritiene che in cambio di questa offerta di sangue la Dea della Terra possa elargire le messi, i raccolti, questi beni materiali qua. Naturalmente la Pacciamama costituisce anche proprio a livello iconografico l'esatto contrario della Madonna cristiana, perché mentre Maria è la regina del cielo, la tutta bella, la tutta santa, la tutta casta, la tutta pura, l'Immacolata, eccetera, vive nel cielo, elargisce grazie spirituali gratuitamente, chiaro, agli uomini, la Pacciamama è il suo esatto contrario, è magra, nuda, truce, scarna, è incinta di non si sa chi, ed è, diciamo, avida di offerte sanguinose per elargire dei beni esclusivamente materiali. Quindi proprio siamo agli antipodi della Madonna. Certo. In questa doppia intervista era emerso come dato più o meno oggettivo che forse in passato si facevano anche sacrifici umani a questa Pacciamama. Ma la conferma è arrivata in tempi recenti. È arrivata esattamente il 5 agosto scorso, quando
durante il Festival della Madre Terra, che si svolge ogni 5 agosto a El Alto, nell'ovest della Bolivia, un tale trentenne che si chiama Victor Hugo Mica Alvarez è riuscito a scampare alla morte dopo essere stato sepolto vivo in una bara come sacrificio umano alla Madre Terra. Ok? Quindi abbiamo avuto una conferma il 5 agosto 2022 che alla Madre Terra, alla Pachamama, che sta molto a cuore a Bergoglio, si fanno, come in passato, sacrifici umani. Questo poveretto per fortuna è riuscito a scampare, scavando da questa angosciosissima situazione alla Edgar Allan Poe del sepolto vivo, no? L'archetipo del sepolto vivo. Quindi la mia domanda è questa, una domanda forse stupida, ma mi pare doverosa. Com'è possibile che Papa Francesco abbia tanto a cuore questa Pachamama, Madre Terra, alla quale ancora oggi si fanno sacrifici umani? Che ne pensate? È una domanda troppo spinta, una domanda peregrina? Ditemi voi che cosa ne pensate. Che ne pensa? Ma io sono stupito più che allora sui motivi per cui Francesco ha queste simpatie verso queste divinità. Credo che la risposta sia abbastanza semplice, cioè Bergoglio è un uomo del sistema di potere profondo, e il sistema di potere profondo vuole andare verso il globalismo, il mondialismo, un'unica religione, un unico melting pot, e oltretutto buona parte di questa religione ha connotazioni, almeno dal punto di vista laico, ha connotazioni ambientaliste, per certi aspetti addirittura animiste, eccetera. Quindi a me non stupisce che Bergoglio sposi quella che è una narrazione perfetta, se pensiamo agli obiettivi fondamentali del nuovo ordine mondiale, alle dottrine di Soros, è perfetto, cioè immigrazione, ambientalismo, animalismo, messa sullo stesso piano di tutti i culti, che quindi sono tutte maniere diverse per dire la stessa cosa, ma soprattutto valorizzazione di quei culti che vanno nella direzione della trasformazione green che il potere vuole. Quindi diciamo non è quello che a me stupisce tanto. Quello che io fatico a capire è come è possibile che i cattolici non rispondano. Nel senso, mi è capitato l'altro giorno che un mio vicino di casa, che è un ragazzo molto credente, perché mi ha detto che, insomma, oltre a frequentare fa anche delle attività nella sua parrocchia, e mi ha detto: siamo tutti sconvolti da quello che sentiamo, da quello che vediamo da questo Papa. Però invece da parte del Vaticano, da parte dell'intelligenza cattolica, con l'eccezione tua, a me sembra che c'è un silenzio assordante, cioè che si fa finta di non vedere assolutamente quello che sta succedendo. Il che è ancora più incredibile se pensiamo a tutto quello che tu hai tirato fuori riguardo alla questione di chi sia il vero Papa. Cioè, questo non mi spiego. Com'è possibile questo silenzio dal mondo cattolico? Allora, prima di ascoltare Cionci quello che dice, vorrei aggiungere, se Andrea mi consente, se non ti arrabbi, una piccola cosa che ho letto. È stato chiesto a Bergoglio sull'aereo recentemente: si sente più Papa o più gesuita? E lui ha risposto: non ho mai fatto quella misura, mi sento servitore del Signore con l'abitudine gesuita, non esiste una spiritualità papale, ogni Papa porta avanti la propria spiritualità. Pensa a Giovanni Paolo II, vabbè, il papato non è una spiritualità, è un lavoro, una funzione, un servizio, ma ognuno lo porta avanti con la sua spiritualità a modo suo. È collegato un po' sta cosa, non so che ne pensi. Beh, gli piacerebbe che il papato sia solo una funzione, cioè sia solo un ministerium, solo un servizio. Vi ricordo che in tedesco ministerium si traduce con la parola Dienst, che vuol dire esattamente servizio. Quindi Bergoglio, in modo subliminale, vi sta facendo capire che lui tenta di convincervi che lui, avendo il ministerium, quindi è il vero Papa, perché sta svolgendo un servizio, perché di qua, perché di là. Sbagliatissimo, sbagliatissimo. Il papato innanzitutto è un'investitura divina,
un'investitura divina, ok? Tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia chiesa, ha detto Gesù Cristo, quindi ha dato il mandato, l'incarico di vicario a Pietro e ai suoi successori attraverso il munus, ok? Quindi il ministerium, cioè la facoltà di svolgere il servizio, è una conseguenza del munus. Cioè, l'hai spiegato munus, tante volte, non può essere scisso. Esatto. Ora, quello che dice Arnaldo è sacrosanto, tant'è che io l'altro giorno ho pubblicato un articolo sul Libero partendo da un'immagine onirica, un incubo che mi perseguita. Allora, immagino di trovarmi a una cena, un cenone di Natale, con una grande famiglia riunita intorno a un tavolo, dove a capotavola siede di solito il nonno, il pater familias, il capostipite di tutta questa grande famiglia. Ora, invece, a questo cenone di Natale, al posto del nonno vero, c'è un signore con gli occhiali di plastica, il nasone, i baffi, i capelli verdi, che dice cose senza senso, e accanto a lui c'è il vero nonno legato, imbavagliato, che mugola e strabuzza gli occhi per chiedere aiuto. E tutti gli ospiti intorno a questa tavola conversano amabilmente come se nulla fosse. Allora, questa immagine plastica, diciamo, ci trasferisce a quello che sta succedendo oggi. Cioè, tutti sanno che c'è questa querela atroce, questo fatto millenario di Benedetto XVI in sede impedita, che non ha abdicato, che ha organizzato la declarazione in questo modo, e tutti continuano come se niente fosse. E in questa cena Cipriani, ho parlato della cena Cipriani, che era una parodia medievale del banchetto delle nozze di Cana, era una parodia in cui Erodiade fa il balletto, Eva mangia le costolette, Giacobbe serve le lenticchie, Ponzio Pilato fa lavare le mani agli astanti, a Gesù si serve una salsa all'aceto. Era una parodia che, diciamo, aveva anche un significato così di insegnamento attraverso una situazione surreale, grottesca, comica. Ecco, noi siamo a una cena Cipriani dove gli Unacum che vengono interpellati, tipo la Bussola Quotidiana, tipo Aldo Maria Valli, Viglione, non rispondono, semplicemente non rispondono. The new dialettica adulta è non rispondere, ok? Poi abbiamo l'ex sedevacantista Don Curzio Nitoglia, che io conosco, insomma, diciamo, ne ho anche rispetto a livello personale, perché è una persona coraggiosa, colta, eccetera, ma ha elaborato una teoria del Papa Diavolo, la teoria del Papa Diavolo, per giustificare il fatto che Bergoglio si comporti come un diavolo. Però è il Papa legittimo, per carità, capito? Quello assolutamente non si può mettere in discussione. Abbiamo il Papa Diavolo perché, dice Don Curzio Nitoglia, siccome fra gli apostoli c'era Giuda, allora un successore degli apostoli può essere anche il Papa Diavolo. Ma scusate, ma Gesù non ha scelto Giuda, mi sembra, no? Ha scelto Pietro. Perché ha scelto Pietro e non ha scelto Giuda? Proprio perché ha fatto una selezione fra gli apostoli e ha individuato quello più adatto, no? Certo. Allora, questo per dirvi che gli Unacum, ormai, quos Deus perdere vult prius dementat, coloro che Dio vuole perdere prima li fa impazzire, ormai si sono spinti a teorizzare il Papa Diavolo pur di non individuare la cosa più chiara, più evidente, più banale, che sta sotto gli occhi di tutti, cioè che Benedetto XVI si è ritirato in sede impedita. Canone 335, tanto per dirvi che non stiamo parlando di una struseria andata a ripescare nell'angoletto della soffitta del diritto canonico. Canone 335, quando la sede romana è vacante o totalmente impedita, tutte le attività giuridiche sono sospese. Adesso non mi ricordo come prosegue precisamente, ma il senso è quello. Quindi o la sede è vacante o è totalmente impedita, A o B, bianco o nero. Se rinuncia al munus, la sede è vacante; se rinuncia al ministerium, la sede è impedita. Non è difficile, capito? Poi
non è che, dice, non è che vi dovete spaccare la testa sul diritto canonico. Benedetto XVI dice da 9 anni il Papa è uno solo, poi lui dà la benedizione apostolica, lui si veste di bianco, lui dice il sommo pontefice, che è il sommo pontefice è il Papa emerito, il papato emerito non esiste, ma cos'altro vi serve ancora? Cioè veramente cascano le braccia. E quindi la domanda di Arnaldo è assolutamente pertinente. Perché questi non reagiscono, non fanno niente? Anche perché, e vorrei ritornare un attimo al discorso della Pachamama, qui non è che stiamo un po' svirgolando dal cattolicesimo, dice vabbè dai, deviamo un pochino, facciamo qualche incursione un po' all'esterno, un po' di esotismo, un po' di... No, qui è in atto un processo di rovesciamento speculare del cattolicesimo. Il rovesciamento della fede cattolica, ok? Da che abbiamo la Madre del Cielo, Maria, la Vergine Maria, state passando a venerare, voi cattolici, la Madre Terra, sopra, sotto. Ok? E perché serve la Madre Terra? Perché Maria deve essere sostituita con la Madre Terra? Il discorso è funzionale al sincretismo religioso. Perché? Perché se voi volete fare un unico pastrocchio di tutte le religioni mondiali per poter creare un uomo nuovo, senza sesso, senza patria, senza identità, senza tradizione, senza lingua, senza cultura, senza forza, eccetera, che possiate governare come una gallina da batteria, che è l'obiettivo di queste elite massoniche, dovete creare una religione che vada bene per tutti. E allora come fai a mettere insieme la reincarnazione degli indù col purgatorio cattolico, con i fiumi di latte e miele, le 72 uri degli islamici, con quegli altri che non so che cosa si pensano nell'aldilà? Cioè ogni proiezione verso il trascendente, ogni visione spirituale, soprattutto proiettata nell'aldilà, che è propria di ogni religione, deve essere annichilita. Quindi qual è l'unica realtà che è buona per tutti? La terra, la madre terra. Ecco che la nuova religione deve diventare la raccolta differenziata, non usare i sacchetti di plastica, vivere in una continua emergenza, perché adesso c'è l'emergenza caldo, poi c'è l'emergenza freddo, poi c'è l'emergenza pioggia, a ottobre ci sarà l'emergenza vendemmia, a dicembre l'emergenza regali di Natale, a gennaio l'emergenza Befana, ogni momento c'è un'emergenza. E quindi il discorso è: siccome ci dobbiamo prendere cura della madre terra, che si raffredda o si riscalda a seconda di come ci pare, siccome ci sono le pandemie, le guerre, siccome i peti delle mucche creano il buco nell'ozono, allora per salvare il pianeta un gruppo di saggi, di anziani apolidi, deve prendere decisioni per tutti quanti e vi deve controllare a livello sanitario, demografico, economico, pro o contro la vostra volontà, perché ragazzi, scusate, ma siamo in emergenza, qui ormai la democrazia ce la dobbiamo scordare, capite? Vi rimando per il discorso della democrazia, interrompetemi se mi dilungo troppo. No. Per il discorso sulla democrazia vi rimando a quello che diceva il Gran Maestro Giuliano di Bernardo, ex Gran Maestro massone del Grande Oriente d'Italia, poi fondatore di un'altra loggia, schifato da entrambe le situazioni, poi non si sa, è uscito da tutto. Comunque questo Gran Maestro di Bernardo ha detto che la democrazia basta, è finita, perché ha fatto il suo tempo, ci vuole l'uno Dio, uno che prende le decisioni per tutti. Esatto, capite? Ne abbiamo parlato in una vecchia nostra intervista. Esatto, quindi, e qui mi rivolgo a tutti gli antifascistoni, quelli legati al mito resistenziale, alla liberazione, eccetera, vi stanno togliendo anche le conquiste più banali della società democratica, ok? Quindi vedete un po' che dovete fare. Sentiamo Arnaldo, che su questo è molto ferrato. Ma io ho la sensazione che succeda con gli antifascisti la stessa cosa che succede con i cattolici, cioè fanno finta di non vedere
che la democrazia non esiste palesemente più. E poi il paradosso è che proprio quelli che erano pronti a lanciare l'allarme autoritario su qualunque cosa, di fronte a autocrati, a tecnocrati stranieri che impongono al di fuori di qualunque processo elettorale le decisioni che condizionano il paese, su quello non hanno nulla da ridire. Invece, rispetto a quello che dicevi prima, io ho anche la sensazione che ci sia in questo approccio, diciamo, in questo passaggio dallo spirituale al terreno, dalla madre del cielo alla madre della terra, anche una sorta di volontà genocida, nel senso che la divinizzazione dell'ambiente ha come corollario nella nostra epoca il fatto che l'essere umano è un problema, è un cancro, consuma risorse, consuma. Quindi nel momento in cui questa religione generale, questo papocchio in cui c'è dentro un po' di tutto, si concentra su quello che appunto mette tutti insieme, mette tutti d'accordo, cioè la terra, secondo me vira verso vedere l'uomo non più come il gioiello della creazione, quello su cui gira la creazione, come la visione cattolica, ma piuttosto come un problema che dovrebbe essere, se possibile, limitato, visto che non si può proprio eliminare. Quindi da qui anche tutta la questione sulla denatalità, tutta la questione della lotta contro la famiglia, eccetera. È assolutamente come dici tu, cioè in ottica cattolica la terra è creatura, è sorella dell'uomo, è una creatura ed è stata data all'uomo perché l'amministrasse con saggezza, ok? Così come gli animali, le piante, tutto, sono doni che ha fatto Dio all'uomo perché venissero da lui amministrati con saggezza, rispetto per il creato, sapienza, ma usufruendone, ok? Nel momento in cui la creatura diviene creatrice, capite che c'è un ribaltamento totale. Ma quale madre terra? Mia madre si chiama Giulia, ok? Al massimo, mia madre in ottica cattolica si chiama Maria, ma la mia terra che mi dà le zucchine, i fagiolini, sapientemente coltivata dal sottoscritto, non mi è madre manco per niente, ok? Mi è serva devota, semmai, che io amministro con saggezza, concimo col concime naturale, curo con la zappa, eccetera. Non è madre, ok? Non mi è madre. Tra l'altro, una cosa ancora più raccapricciante, sulla quale però bisognerebbe fare degli studi più approfonditi, io ho la sensazione che questa continua proposta abortista, che sta diventando una specie di mantra, una specie di obiettivo primario, no? La prima cosa al mondo, il primo obiettivo sono nozze gay e aborto, aborto e nozze gay, nozze gay e aborto, aborto e nozze gay. Cioè sembra che sia come il pane e la luce, no? I due sommi beni che l'uomo possa desiderare. Io credo che questo, soprattutto diciamo l'aspetto dell'aborto, abbia anche nelle menti malate di questi personaggi che governano dietro le quinte, abbia anche una sorta di aspetto sacrificale, perché questi non è che sono atei, non è che gente materialista, questa è gente che ha una spiritualità tutta sua, e quindi sa benissimo quali sono le forze ctonie, preternaturali, e io ho la sensazione che questa specie di sacrificio di massa, di milioni di bambini che si ha con l'aborto, sia una specie di rituale raccapricciante, orrendo, ma che sia visto anche in questa ottica di una sorta di mega sacrificio alla madre terra. Vorrei fare un appunto, perché come sapete quando Bergoglio è stato in Canada,
abbiamo forse già parlato, ha partecipato candidamente a un rito negromantico. Un rito negromantico. E che problema c'è? Il Papa che evoca i demoni? Beh, del tutto normale, no? Infatti, come ricorderete, a Cittadella del Quebec, lui ha partecipato a questa cerimonia di benvenuto officiata da uno stregone nativo, uno sciamano, che ha detto candidamente, mentre sventolava con una penna di tacchino un'erba fumante, ha detto: adesso invochiamo la nonna occidentale perché mandi i suoi spiriti in mezzo a noi, eccetera, eccetera. E Bergoglio e i cardinali, i vescovi lì presenti, tutti contriti, composti, con gli occhi chiusi, l'espressione sinceramente convinta e la mano sul cuore, capite? Mano sul cuore. Questo mentre non è che avevano scambiato la nonna occidentale con la regina Elisabetta. No, adesso ti dico chi è la nonna occidentale. La nonna occidentale. Non ho mai sentito parlare di questa nonna occidentale. Io ho fatto delle ricerche perché sta nonna occidentale, ma chi l'ha mai sentita? E infatti era un eufemismo per dire la nonna ragno. Chi è la nonna ragno? La nonna ragno è, guarda caso, la madre terra degli Inuit, dei nativi americani. Ok? Ed è una figura così tenera e dolce che per i Navajo, per esempio, lancia la sua tela, la sua ragnatela sui bambini, li cattura e li mangia. E poi questa nonna ragno vive su una rupe che è resa bianca dalle ossa calcificate delle sue vittime. Un po' come la Madonna di Lourdes, no? Pari pari, diciamo, proprio la stessa cosa. Allora, voi vi rendete conto che in ottica cattolica l'evocazione di spiriti, la partecipazione a riti in cui si evocano gli spiriti, si chiama negromanzia ed costituisce l'evocazione di demoni, perché secondo la dottrina cattolica, anche se tu fai una seduta spiritica, quelli che rispondono sono sempre spiriti maligni, demoni, non rispondono mai le anime dei defunti, dei morti, eccetera, ma sempre spiriti maligni. Quindi voi avete il Papa Francesco, il Papa buono, il Papa degli ultimi, dell'accoglienza, eccetera, che ha fatto un rito negromantico per l'evocazione di demoni in mondovisione. Avete sentito qualcuno che protestava? Io ho scritto questo articolo che si intitola La Maria dei Nodi di Bergoglio, la nonna ragno denuncia gli esorcisti, proprio come una lettera firmata da 310 persone indirizzata a due notissimi esorcisti: padre Francesco Bamonte, presidente dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, e padre François Dermin, che è un benedettino, un esorcista molto noto. Li avete sentiti voi come risposte? No, non hanno risposto. Nonostante 310 persone si siano rivolti a loro perché il Papa fa i riti negromantici, questi sacerdoti hanno scelto di non rispondere. E va bene, ne risponderanno poi a suo tempo davanti alla storia e davanti al loro principale in ottica di fede. Ma questa madre terra, io ho capito che oltre a essere rifilata con questa nonna occidentale, la nonna ragno, eccetera, la Pachamama, è anche ammannita a 1.285 milioni di cattolici attraverso una immagine molto molto insidiosa, cioè che è quella di Maria che scioglie i nodi. Maria che scioglie i nodi. Abbiamo parlato già in passato di questa immagine che proviene da un oscuro ex voto settecentesco conservato in una chiesa gesuitica tedesca ad Augusta, che fu fatto dipingere da tale Hieronymus Langenmantel, che apparteneva all'Accademia Protomassonica dei Carpofori, prendendo spunto da un episodio del tutto insignificante, come di un nastro nuziale che sarebbe stato sciolto dalla Madonna per sanare, diciamo, l'armonia fra due coniugi. Insomma, una cosa del tutto insignificante, no? In confronto ai miracoli che hanno fatto certe immagini mariane, certe
apparizioni mariane, no? Che senso ha questa cosa del... Sembra proprio la beata quartina del film Il Marchese di Grillo che fa... È rosa e secca, no? Sì, come dice Alberto Sordi. Perdonatemi questa scivolata, però insomma ogni tanto bisogna anche alleggerire. Vabbè, questa Maria che scioglie i nodi è stato un culto propagandato da Bergoglio in tutto il mondo, a partire dagli anni Ottanta, quando lui si trovava in Germania per studio, ha visto questa immagine della Maria che scioglie i nodi, una folgorazione incredibile, ha fatto stampare milioni di cartoline, di santini di questa Maria che scioglie i nodi, l'ha diffusa in tutto il mondo, tanto che oggi in Sud America è un'immagine molto venerata e molto... Però perdonami, molto Andrea, cosa c'entra la Madonna che scioglie i nodi? Ho visto, mentre parlavi, ho guardato un'immagine, sì. Cioè, sembra un'iconografia classica della Madonna con gli angeli, con lo Spirito Santo sopra, che scioglie un nodo. Perché? Allora. Non allora, l'ultima però, vero Andrea? No, le ultime immagini della Maria che scioglie i nodi, diciamo, esplodono dei dettagli, dei particolari raccapriccianti, e mi riferisco a un'opera regalata a Bergoglio nel 2015, mi pare, dall'allora presidentessa argentina Cristina de Kirchner, e alla recente scultura di Maria che scioglie i nodi che Bergoglio ha portato in Canada. Nella prima si vede Maria che sembra un disegno di Milo Manara, una donna bellissima, discinta, con le spalle scoperte, cioè una cosa inaccettabile per la madre di Cristo. Vi rendete conto? La Maria con le spalle scoperte, con un angelo maschio e un angelo femmina, cioè l'aberrazione totale. Ma anche nel linguaggio comune si dice: ma che stai discutendo del sesso degli angeli? Perché? Perché gli angeli non hanno sesso, no? Sono esseri incorporei, esseri spirituali di luce, quindi non hanno sesso. Allora come fai a mettere in una immagine devozionale l'angelo femmina col seno? Ma vi rendete conto? L'angela femmina e l'angelo maschio. E poi, raccapricciante, il fatto che Maria non schiaccia affatto la testa del serpente sotto i piedi, ma nell'immagine della De Kirchner il piede è quasi pressoché staccato dal collo del serpente, sembra addirittura che la accarezzi quasi, e nella scultura ultima di questo Tim Schultz, che tra l'altro sembra proprio una composizione che riprende il compasso e la squadra massonica, con l'occhio al centro, simbolo della massoneria. Io ne ho fatto una rielaborazione grafica che ho pubblicato sul Libero, potete vedere, dove questa Maria ha un aspetto stregonesco, è adirata, corrucciata, un volto androgino che sta lì impegnata a sciogliere questi nodi che circondano la terra, guarda la terra, con un mantello a punta che sembra il tetto della casetta della strega, ma una cosa raccapricciante, signori. Col solito angelo maschio, il solito angelo femmina, e il serpente che anche qui non viene schiacciato sulla testa, ma viene tenuto fra le gambe come se fosse un cagnolino o un gattino. Ma arrivo al dunque. Perché sta Maria che scioglie i nodi è la Madre Terra? Lo dice un volume di tale Chiarini, che è una esoterista, che dedica esattamente in un capitolo, in un libro di magia, che si chiama Pillole di Magia, tecniche e rituali di magia. Ecco, l'esoterista si chiama Michela Chiarelli, il libro è del 2019, quindi precedente alla mia indagine del 2020, che già aveva individuato queste cose, io non lo avevo visto, e questa spiega proprio che la Maria che scioglie i nodi è accostabile all'incantesimo dei nove nodi, all'uso
magico di nastri e cordicelle annodate, già severamente proibito dalla Chiesa in tutta l'Europa centrale a partire dal 1600. Ok? Quindi questa Maria che scioglie i nodi, ripeto, si trova nel libro Pillole magiche, tecniche e rituali di magia. Perché? Perché c'è il rituale dei nove nodi, che guarda caso fa il paio con la novena alla Maria che scioglie i nodi, che è un rituale magico. Un rituale magico. Ora, per la dottrina cattolica non esiste magia bianca, magia nera, magia rossa, ma ogni pratica magica è una pratica demoniaca. Ok? È una pratica demoniaca. Questo dice la dottrina cattolica. E voi avete che il Papa Francesco, no? Vestito di bianco, il pontefice romano, eccetera, eccetera, invoca la nonna ragno, la Maria magica dell'incantesimo dei nove nodi, che è ammannita come una Madonna, ma in realtà è la Madre Terra. Vi rendete conto della truffa? 1.285.000.000 prese per i fondelli. Questi poveretti vanno a venerare la Maria che scioglie i nodi, pensando che sia la Madre di Cristo, la Vergine Maria, eccetera, e stanno pregando la Madre Terra, una divinità demoniaca. Ok? Tant'è che nella Chiesa dell'Immacolatella a Napoli, qualche mese fa, hanno fatto un rituale orrendo, in un calderone in chiesa, hanno bruciato dei nodi, dei fazzoletti annodati, su cui i fedeli, i poveretti, i turlupinati avevano scritto delle intenzioni. Vi rendete conto? Sì. Alla Madre Terra, cioè a un'entità demoniaca. Ok? Allora, se voi siete cattolici e fino ad oggi in buona fede avete pregato questa Maria che scioglie i nodi pensando che fosse la Vergine Maria, teologicamente mi sentirei di dire che la Madonna sicuramente ha visto la vostra intenzione, secondo un po' quella dottrina del supplet ecclesia, no? Cioè Dio vede la buona fede delle persone. Però il fatto è che vi stanno spacciando per Maria, Madre di Cristo, la Madre Terra. Ok? E gli esorcisti Dermin e Bamonte non rispondono. Come ti spieghi questa, anche in questo caso? Cioè, che cosa può giustificare questa omertà così, così assoluta? Perché entro un certo c'è un aspetto limite disciplinare. C'è un aspetto disciplinare, chiaramente i preti, i sacerdoti sono sottoposti a una disciplina, e l'abbiamo visto con Don Alessandro Minutella, Don Bernasconi e gli altri preti che sono stati scomunicati perché si sono detti fedeli a Papa Benedetto XVI. Dovete capire che nel Vaticano non c'è democrazia, non c'era prima perché è sempre stata una monarchia assoluta, teocratica, una monarchia assoluta, però era comunque animata dall'amore di Cristo. Qui dell'amore di Cristo non c'è traccia, e quello che è rimasto, e anzi si è sclerotizzato, accentuato enormemente, è una dittatura assolutista. Quindi Bergoglio fa e disfa a suo piacimento, come se fosse imperatore Adriano, Nerone, capite? Chiude un ordine, commissaria questo, chiude quell'altro, rimuove questo, manda quel cardinale a Timbuktu, quell'altro gli toglie la berretta cardinalizia, come al cardinale Becciu, poi gliela ridà, poi quell'altro lo manda in esilio, cioè è una dittatura assoluta, una dittatura assoluta. Io infatti, scrivendo questa lettera ai due esorcisti, diciamo, mi rendevo conto, gliel'ho scritto e ho detto: guardate, ci rendiamo conto che questa lettera pubblica possa comportare da parte vostra l'assunzione di una posizione scomoda, però vi sono alcuni aspetti un tantino importanti da valutare. Allora, il primo è che in tempi come questi, che già per il mondo non è che siano proprio il massimo, no? Siamo un po' sull'orlo della terza guerra mondiale, usciamo da una pandemia, vera o presunta. Allora, il fatto che un vescovo usurpatore del trono petrino si metta a evocare il diavolo in mondo visione, spacciando ai fedeli una falsa immagine della Vergine Maria, magari, come dire, non è proprio elegante, non è proprio il massimo, no? La seconda cosa è che in ottica di fede la salvezza di 1.285.000.000 di persone, l'anima,
di questi cattolici è affidata anche agli esorcisti. Allora questi poveretti vanno a pregare la madre terra demoniaca pensando di pregare Maria, perché? Perché questo culto assurdo viene spacciato dal vertice della Chiesa. Pensate che sia il caso di dire qualcosa? Io vorrei ora, terzo punto. Scusa Andrea. Concludo il terzo punto. Il terzo punto è che chiaramente se questi esorcisti dovessero prendere delle posizioni critiche, come sarebbe loro dovere, è chiaro che sarebbero sanzionati. Sospesi a divinis, magari gli tolgono lo stipendio, magari vengono anche scomunicati, fintamente chiaramente, perché se il Papa non è il Papa, la scomunica non è valida. Però avete fatto un giuramento, avete preso dei voti, no? Dovete essere fedeli a Gesù Cristo. Allora, secondo voi Gesù Cristo vi ha detto che dovete adorare la Madre Terra, alla quale fanno i sacrifici umani? Ha detto questo Gesù? Mi volete dire che la Vergine Maria chiede i sacrifici umani, scioglie i nodi e tutte queste cose qua con l'incantesimo magico dei nove nodi? Ma quando andate a dormire? Ma come fate a dormire? Come fate? Io vorrei ricollegarmi un attimo a quello che diceva Arnaldo, a questo humus dal quale partono i cattolici di oggi, che trovano un po' noiosi i canoni e vedono questa trasformazione della Chiesa di buon occhio, perché non vedo per quale motivo bisogna andare contro le altre religioni, quella sorta di ecumenismo, come viene definito da Google, che invece è tutt'altro, perché l'ecumenismo è un'altra cosa. Quindi il fatto che Arnaldo rimanga sconvolto del fatto che tutto questo accada e nessuno dica nulla, credo che parta da questo humus cattolico moderno, no? E però poi dopo effettivamente come si arriva a così in alto? Quello è la domanda che ti farei. La fai a me o ad Arnaldo? La farei a te. Sì. Ma allora il processo, perché sei quello titolato a rispondere, insomma. Non c'è dubbio. Allora il processo è molto sottile e subdolo. Perché queste truffe non avvengono mai in modo dichiarato, no? Avvengono sempre in modo subdolo. Allora, che fanno? Loro ti prendono San Francesco, Papa Francesco, San Francesco, l'amore per la natura, il creato, vedi che bello, no? Sorella Luna, fratello Lupo, che bello, che meraviglia, eccetera, eccetera. E poi tracchete, alla fine la Madre Terra, da che era Sorella Terra, è diventata la Madre. E voi non ve ne siete accorti e state adorando il diavolo e pensando di adorare la Vergine Maria, di venerare la Vergine Maria, e il processo è stato subdolo, no? Poi c'è tutto questo zucchero, l'accoglienza, la pace, la tolleranza, l'empatia, l'inclusione, tutte queste parole che vengono veramente dall'ultimo girone infernale, proprio vengono da quello dove c'è Giuda, Bruto, Cassio, cioè da quei gironi lì, no? Perché sono la truffa assoluta. Ma che accoglienza, ma che inclusione, scusa, ma che vuoi includere? Se tu non credi nel Dio Trinitario, ma che ti includo a fare, no? Rispetto alla tua libertà di credere in Allah, in Geova, in Mazda, il Dio Sole, in Manitou, ma non puoi essere cattolico, no? Ah, se tu credi nella reincarnazione, mi dispiace amico mio, andiamo a cena insieme, mi fai assaggiare i piatti tipici del tuo paese, ma l'unica cosa che non possiamo fare è pregare insieme, è l'unica cosa che ci divide, no? Poi si può essere amicissimi, ma l'unica assurdità è andare a pregare con uno che prega un'altra persona, perché prenderlo in giro, perché Gesù ha detto io sono la via, la verità e la vita. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, ve la ricordate questa preghiera? Vi suona, vi risuona qualcosa all'orecchio? Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Il cattolicesimo è chiarissimo. Perché? Perché Gesù è considerato dai cattolici il Figlio di Dio, che è sceso sulla terra per dire esattamente chi è Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, qual è il nostro destino, eccetera, eccetera. Quindi è l'identità assoluta.
Se tu poi me la ributti in caciara, come diciamo a Roma, sì, vabbè, ma Gesù era un grande profeta, però Dio agli islamici si è manifestato con Allah, a quegli altri con Mazda, a quegli altri con Shiva. È una forma regressiva questa, no? Una forma regressiva, perché noi possiamo dire, in ottica di fede, possiamo dire, sì, i culti precristiani avevano intuito che sarebbe arrivata una dea, vergine madre, Astarte, Cibele, un figlio della luce, Apollo, Osiride, diciamo, erano tutte prefigurazioni, intuiti, sentori, fallaci naturalmente perché originati dall'uomo, che poi hanno trovato, diciamo, la quadra, la realizzazione, la rivelazione con la nascita di Gesù da una madre vergine, ok? Quindi questo è il percorso che fanno i cattolici. Questi modernisti fanno il contrario, tipo Enzo Bianchi. Enzo Bianchi dice no, Maria non è vergine perché è stato solo un mito, perché gli antichi credevano in Astarte e Cibele, la dea vergine madre, quindi anche Maria era, anche la verginità di Maria è una pappola che viene dai tempi antichi. Cioè un processo completamente inversivo, no? È un ritorno al paganesimo. Ritorno al paganesimo. Cioè io non mi rendo conto veramente di come la gente non faccia a capire questo processo di retromarcia in atto. Cioè fanno tutto il contrario di quello che ha detto Gesù Cristo. E il cattolicesimo è una religione, come posso dire, conquistatrice. Naturalmente deve conquistare il mondo con l'amore, il buon esempio, la testimonianza, il sacrificio di se stessi. Non è una religione, diciamo, che conquista con la forza delle armi, ma il destino è, come diceva Papa Benedetto XVI, un nuovo ordine mondiale che prenda per mano Gesù bambino. Poi ci sono i sedevacantisti che non hanno capito niente, come al solito, e dicono: ah, vedi, Benedetto XVI già parlava di un nuovo ordine mondiale, allora strizzava l'occhio ai massoni. Cioè, non hanno capito niente. Benedetto diceva: l'unico nuovo ordine mondiale che noi possiamo accettare è quello che prende per mano Gesù bambino. Ok? Quindi, diciamo, c'è una forza centrifuga del cattolicesimo. Questi fanno il discorso opposto, è una forza centripeta. Una forza centripeta, cioè tutte le altre religioni si devono mangiare il cattolicesimo, che deve essere solamente un contenitore per questa nuova religione indistinta, che invece di occuparsi del cielo, dei destini ultimi, dell'aldilà, no, si occupa dell'adesso, dell'immanente, dell'orizzontale, della madre terra. Capite? È un processo speculare, opposto. È facilissimo individuare queste dinamiche, è facilissimo, perché una forza è centrifuga e una forza è centripeta. Diciamo che Andrea, in un certo senso, è la stessa cosa, si potrebbe dire, che succede al paese da cui il cattolicesimo si è propagato. Bravo, bravo, guarda, mi hai tolto le parole. L'impero romano, l'Italia, guarda, perché se prima l'Italia si portava la civiltà in tutto il mondo e si esportava, certo, il nostro modello, il diritto romano, poi il cattolicesimo, poi il, certo, Rinascimento in tutto il mondo, adesso il processo è l'opposto: da tutti gli angoli del mondo vengono in Italia a certo, portarci la loro mentalità, la loro visione della vita e anche tutti i problemi che ci sono in quelle realtà a livello sociale, a livello di sicurezza, a livello di violenza, eccetera, eccetera. Quindi ancora una volta io noto come c'è questa perfetta corrispondenza tra, diciamo, le follie dal punto di vista di un cattolico che Bergoglio porta avanti e le follie politiche che sono esattamente identiche. Quindi guarda, davvero è difficile, mi stai spoilerando adesso, che c'è un disegno. Adesso me ne voglio vado. Spoilerare, se non si arrabbia se spoileri, lo dico, No, perché mi stai spoilerando esattamente il tema del mio prossimo articolo, che si occupa di politica. No, comunque assolutamente non era mia intenzione spoilerare, anche perché magari questo argomento di questi aspetti parliamo nel
nella prossima puntata, visto che già abbiamo messo tanta carne al fuoco in questo, sono temi complessi, quindi insomma non abusiamo troppo della pazienza dei nostri ascoltatori, anche se il tema è veramente affascinante. Io sono, anzi vi ringrazio per avermi ospitato, io sono un discepolo in questo campo, ne so poco, ma è estremamente interessante, quindi un grazie particolarmente sentito ad Andrea, perché questa questione secondo me sarà la questione dirompente dei prossimi mesi. Sicuramente. E ovviamente ringrazio, grazie a tutti, ha reso possibile tutto questo. Ringrazio tutti facendo un appello. Seguiteci sul gruppo Telegram Non Prevalebunt Andrea Cionci, sui gruppi Facebook Codice Ratzinger e Ratzinger Code in inglese. Gli articoli in inglese e in tedesco li troverete sul sito www.papst.gegenpapst.de e vi do anche, diciamo, una chicca, che la prossima settimana dovrebbe essere disponibile l'ebook della prima parte di Codice Ratzinger in spagnolo. Ah, e questa è una notizia che farà piacere a molti, perché tante persone ispanofone mi chiedevano questa edizione qua. Quindi grazie a tutti. Bene, e Andrea, ricordiamo i tuoi contatti, codice Ratzinger @libero.it è la tua email per scriverti, sì. E poi il tuo account Twitter @cionciandrea. Perfetto, grazie a tutti. Grazie a tutti voi, grazie. Arnaldo, grazie Andrea. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale, vai in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.